come stai vedendo le mie spalle oggi, oggi esprimo la fierezza di questa bandiera qua. Questa bandiera qua. Considera i vari colori: verde, bianco e rosso. Tre linee differenti che ha fatto la nostra marca italiana per eccellenza, la Proraso, la più conosciuta ma la meno trovabile a livello di linea completa come la nostra bandiera. C'è sempre qualche problema. Adesso c'ho un bel cane che sta rompendo le balle perché abbaia, perché è fiero di abbaiare per salutare questa bandiera qui. Quindi oggi, ripeto, rifesteggio la nostra bandiera, che non bisogna mai dimenticarla. Ce l'abbiamo, sfoggiamole fuori, tiriamole fuori e dobbiamo essere orgogliosi di questi tre colori. Questi rappresentano ognuno di noi. Ricordate sempre questo. A fra poco. Allora, come prima operazione stamattina che faccio? A parte che tra un po' partirà il mio live che farò, credo stavolta continuerò a essere fedele a Mirkat. Intanto la bandiera si è stufata di starmi a sentire perché vede che non c'è più rispetto per lei, quindi io gentilmente la vado a ricollocare nella sua splendida forma, che è questa, perché molti purtroppo si sono dimenticati di questa bellissima bandiera, questi bellissimi colori, questa bandiera conosciuta a livello mondiale, tutti la conoscono. Si stanca ogni tanto, poverina, di essere insultata, di essere usata come... La mia è un po' rovinata, ma non la uso soltanto quando c'è il mondiale di calcio, la uso sempre, questi sono i tre colori miei preferiti. Allora, per fare una sbarbata perfetta, visto che... Perfetta, aspetta, premetto. Per farla buona vado a farmi una bella doccia, quindi mi vado a sciacquare bene bene il viso, lavoro un attimo con l'acqua calda e poi passerò alla rasatura. Quindi ricordate sempre questo a proposito, perché lei si stanca, ogni tanto si stanca, quindi mi raccomando, tiratele fuori. E niente, vado a fare la doccia e ci vediamo tra poco. Aspetta lì, non te muovo. Allora signori, visto che mi sto accingendo a farmi la doccetta tonificante e rinfrescante, come prima cosa ho messo il mio pennello a mollo dentro l'acqua. Oggi utilizzerò l'Omega Vintage e sto oggi utilizzando la mia ciotolina del... Ringrazio il McDonald's per la collaborazione. Ciotolina ceramica piccola, eccola. La sto tenendo sempre immersa nell'acqua calda in modo che si riscaldi poco poco. La bandiera è caduta un'altra volta perché si è rotta le scatole di vedere queste schifezze che fanno i vostri politici, non i miei, perché io ultimamente sono diventato antipolitica, e discorso mio privato, per carità, non vi offendete, però il mio pensiero. E faccio questa operazione, dopo me ne vado a farmi la sbarbata. Quindi se avete, purtroppo mi dispiace vederla così, attaccata con lo scotch anche non è una cosa dignitosa per la nostra bandiera, però aspettiamo un attimo. Adesso passa pure il patataro, senti? Questi esseri italiani, eh? Mi serve qualcosa? Lo fermo? Tanto basta fare i capo. Mo' ha girato verso suo, senti. Vabbè, io blocco un attimo qua, riprendo dopo la doccetta. Intanto ho messo in immersione la ciotola, pennello, quindi tutto pronto, ready. E ricordate una cosa, che dopo che ho fatto sto macello mi tocca pulire tutta casa, perché sennò sono minacciato. Capito? 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 Vabbè, se vediamo fra un po'. Allora, per dimostrazione che comunque sia faccio le cose come te le dico, io sono uscito adesso dal dalla doccia. Porca paletta ladra. Allora, sono uscito adesso dalla doccia. La bandiera continua a staccarsi in modo continuo. E adesso qui ho bello che rinfrescato. Oggi la barba è morbida perché sono tre giorni, quattro giorni che non mi rado. Quindi dovrei andare abbastanza bene. E quindi mi do una piccola sistemata e ritorno subito. Non so se c'è fantasmi dentro casa o qualche altra cosa. Vabbè. Allora, sono appena uscito, vestito, e adesso vado a mettere sui capelli, perché così sono ingovernabili.
vado a mettere la Fat Pig, la cera da capelli che ho quasi terminato, manca poco, mezzo barattolo, non so se la vedi. Ci trovo molto bene con questa, è molto utile, molto malleabile, soprattutto quando poi l'hai messa sui capelli. Una volta messa hai la possibilità costante di toccarli, di rimodellarli senza nessun problema. Certo, non è molto aggressiva, non è che abbia questa grande, tra virgolette, tenuta. Fatto sta che è fatta a base anche di acqua, è molto morbida, differenza della brillantina. Io mi ci trovo bene. Il prossimo ordine che faccio prendo quella rossa, che credo che sia dal colore, almeno immagino che sia un po' più forte, però questa non va male, assolutamente non va male. Certo, il consiglio qual è? Quello di utilizzarla quando hai i capelli asciutti, perché se li metti, i capelli sono umidi, come nel mio caso, comincia a cedere, non ha tutta quella forza resistenza, però va bene, discreta, va benissimo. Vabbè, adesso continuo. Un'altra volta qua, siamo pronti. Io intanto mi prendo il caffè e qui squilla tutto con i cani che fanno sottofondo. Oggi non so che cosa c'hanno, che strillano come addannati. È continuo da quasi un'ora che va avanti. Vabbè. E la caffettino ci sta tutto prima della sbarbata, dai. Concedetemelo. Ah, me l'ho dimenticato, questo sarebbe il rasoio che fa parte della confezione regalo dell'Omega, quello in finto tasso, c'è questo, ma multilama, sta bene là dove sta, insomma. Allora, oggi che ti faccio, che te racconto? Te racconto prima della sbarbata che oggi userò una cosa che ho, tra virgolette, sottovalutato, questa, la Prep, che è buona anche per altri utilizzi, nota bene. Adesso, appena finito il caffè, te ne parlo, aspetta un attimo. Poi, siccome c'è un problema tecnico, oggi non riesco a trovare un accessorio che a me serve per fare la live su Meerkat, devo appoggiare il telefono per terra sul lavabo, e di conseguenza chi mi vedrà dal basso verso l'alto, quindi questa cosa imponente di questo personaggio che non si sa che sta a fare, un po'... Allora... Io intanto creo la mia sessione. Mi sono collegato. Vediamo se qualche personaggio. Vabbè, detto questo, io senti, sai che faccio? Io vado tanto avanti e faccio le mie cose che devo fare. Allora, guarda anche là, perché devo. Appena entra qualcuno lo guardo, capito, in maniera. Che è? Allora, ma che te faccio vedere, Allora, questa qua, questa Prep, cioè bella sulla confezione, tutta le specifiche per le quali è utilizzabile. Il profumo ricorda quella del Vixinex. Io questa non l'ho usata 2-3 volte nella mia vita, però è abbastanza comoda. Però ti vado a leggere quello che è scritto nel foglietto interno. Allora, per quanto riguarda, visto che bisogna essere seri, no? Perché tutti quanti ormai pretendono la seriosità, tranne la bandiera che crolla alle mie spalle come al solito, perché si è rotta le palle ed essere presa per il culo. Allora, per quanto riguarda questa Prep, bisogna sapere che c'è la possibilità di usarla come pre-barba. Allora, questa è crema dermoprotettiva. Mi si sta sfasciando la mia bandiera, questo non va bene, la devo rimettere un'altra volta nella sua giusta posizione. Me ne frego un attimo dello show, sinceramente, prima la bandiera e poi lo show, importante questo, non sottovalutate la vostra bandiera, che è molto più importante di qualsiasi altra cazzata che esiste, ok? Tanto tra un po' si staccherà un'altra volta qua, continuano a mandare messaggi e cose varie. Ah, un'altra cosa, dimenticavo, il discorso continuo e perpetuo che la gente fa, per quanto riguarda quasi come lotta clandestina delle creme da barba, saponi e cose, ragazzi, e damosene una carmata, no? E basta con questa guerra continua. Cioè, tanto
O che uno prova questa, o che uno prova una cosa che costa 10-20 euro, uno la prova, poi dà sentenza personale al prodotto. Non tutti i prodotti vanno bene per tutti, sia logico questo. Quindi basta con queste guerre intestine, cioè io sarei pure disposto a comprare queste cose, però logicamente io compro prodotti, ma adesso ne ho accumulati tanti, quindi quelli che ho li utilizzerò e quindi mi fermo momentaneamente, anche perché non è che campo di rendita e posso fare 1000 acquisti. Quindi, siccome ripeto, io non è che sono sponsorizzato da nessuno, proprio nessuno si è preso mai la cosa di dirmi vabbè te mando un campione gratuito, quindi io li acquisto e per me comunque sia è una spesa, quindi proverò questi, adesso lo farò anche nel lungo periodo, quindi un po' di tempo ci vuole, e quindi abbiate pazienza e basta con queste continue battaglie, lotte, intestine, che quella fa schifo, quella puzza di cane, ognuno la pensa come gli pare, però basta con questo continuo e perpetuo rottura de balle. Allora, ti dicevo, per quanto riguarda la crema protettiva, allora, distribuire la crema termoprotettiva prep sulla barba prima di procedere con l'applicazione di schiuma da pre-barba, prep logicamente loro, schiuma da barba, perdonami. Radersi con gesti delicati ma decisi con il rasoio pulito ed affilato. Beh, questo senza. Risciacquare spesso il rasoio in acqua calda, sciacquare bene il viso e asciugare con una salvietta. Riapplicare la crema dermoprotettiva con un leggero massaggio fino a assorbimento o in alternativa un dopo barba della linea prep. Quindi questo si va a identificare anche, e non me lo smentite perché lo dice la casa stessa, quindi le opinioni personali rimarranno tali e considerate tali, quindi non a titolo stavolta propedeutico. Sinceramente stavolta faccio un po' di testa mia personale. Quindi questa va applicata come, anche come pre-barba e come post-barba. Oggi utilizziamo, per quanto riguarda la rasatura, codesto materiale. Questo, oggi uso questo. Quindi vado avanti nel farlo. Io per quanto riguarda il montaggio e tutto quanto, adesso te lo faccio vedere. Scusami un attimo perché mi levo dalle scatole di Periscope, vado su Mirkat, che d'altronde ormai sono affezionato. Scusa un attimo, sto creando progresso e prep, vai con lo stream. Allora, mentre qui è partita la sessione, poi se qualcuno si collega bene, se qualcuno non si collega non ci posso fare nulla. Allora, quindi questa mattina cosa facciamo? Facciamo la classica cosetta nostra. Allora, ti ho detto prima che ho messo a mollo tutte e due, ciotola e il mio pennellino vintage che ho sottratto, confiscato, eccolo qua. La ciotolina l'ho lavata, quindi la lascio leggermente umida. Eccola, bella del McDonald's, oggi faccio l'esperimento e provo quella piccolina. Bene, come cosa vado a risciacquare, a inumidire il pelo. Poi altra cosa importante, prendo che cosa? L'accessorio principe della cosa. Lo vado a prendere. Poi un'altra cosa, ho fatto altri acquisti ieri, ho comprato pure questa qua che tanti dicono è puzza di cane. Per carità, sono scelte personali, io a parer mio il profumo lo sopporto bene, non mi fa tanto schifo, però ti racconto un aneddoto, no? Allora, siccome... No, questa non tanto perché è verde, però mo te racconto una cosa con questa qui, guarda, perché ne ho prese due. Allora, c'è presente questa, no? Questa, se tu la... aspetta, mette a mollo intanto anche il rasoio. Se tu la vai a vedere bene, assomiglia un po', no? Se non guardi bene, non ci fai caso. Anche come colore, se è aperto il tuo... è aperto il tubetto, vedi? Certo, uno più acceso, uno meno, però quando sei distratto e vai di corsa pensi che sia quella. Poi se già è usata, quindi un po' ciancicata, un po' rovinata, e beh, mio zio si cadeva così, con questa. Allora, la mia povera nonna che ha fatto un giorno? Andava a lavare i denti, era mattina presto perché nonna si alzava alle 4 di mattina, quindi... era una persona credo che sia nata nel 20, nel 22,
E quindi, andando ad alzarsi così presto, non ha acceso la luce, usava soltanto la luce esterna, e è andata e ha preso il dentifricio. Mentre si lavava i denti, spazzolava, a un certo punto vedeva che la schiuma aumentava. Dice, ma com'è sto dentifricio fa così? Quando va a accendere la luce, va a prendere il dentifricio che aveva messo sul lavabo, che va a scoprire? Che si era lavato i denti con questo. Aneddoto proprio che magari è capitato anche a altri, perché uno cosa sbaglia, perché essendo comunque sia della Colgate, è facile che uno casca in difetto. Allora, cari amici e carissimi spettatori, allora oggi vado ad utilizzare un po' questa qua, vediamo che cosa succede. Guarda, la consistenza assomiglia un po' a quella della Proraso, sinceramente. Vedi Prep, buongiorno, parlo pure dell'A perché sennò poi sembra che io non do attenzione, capito? Allora, vado a mettere questa oggi, tanto va più che bene. Tanto poi ci sarà sempre quello che dice, no, ma che fai, ma che hai fatto, perché? Fatta affari tua. Se fa affari propri, campa 100 anni, lo sai? Ah. Perfetto. Allora, questa è messa. Quindi, l'ho arrivata a richiudere, dopo la utilizzerò come dopo. Intanto ti faccio vedere il mio pennellino bello qua. Allora, perfetto. Che vado a fare? Allora, lascia agire, prima cosa. Seconda cosa, faccio l'operazione più necessaria che serve. Oggi risfodero e riuso le Astra, perché la lametta che è inserita qui dentro l'ho usata abbastanza, quindi è l'ora di cambiarla. Vado ad aprire, guarda che bella confezione che hanno le Astra, guarda che carina, vedi che carina. Poso un attimo sto coltello, che tanti dicono che non va bene neanche quello, c'è sempre qualcuno che c'ha da criticare qualsiasi cosa. Eccolo qui. Allora signori, attenzione, attenzione, quando aprite la farfallina tu dirai, è mocco male, oh? Se non l'hai mai usato, pure tu, se non l'hai mai usato, occhio, vedi le due estremità, questa qui e quella sopra, devi fare, prendi le ditine e la prendi in questa maniera, eccola qua, vedi, ecco, non te tagli così, non avere paura, non succede nulla. In questo momento tu che cosa fai? La dovresti andare, io adesso l'ho appoggiata sul lavabo, vai a scartare la nuova Astra, eccola qui, l'Astra no dell'Opel. Guarda, lo vedi qua? Lo vedi qui? Questo? Ok, la sfili e la prendi. Aspetta che è attaccata con la colla, perché ci mettono la colla. Eccola qua. Libera. La vado subito ad infilare, vedi come la tengo? Ricorda, i bordi sono taglienti. Ecco qua, vedi? E vado a richiudere. Richiudo. Poi quella vecchia la prendo sempre lateralmente, l'ho messa sul lavabo lateralmente, la vado a prendere e la rimetto nella carta, sembra quasi carta da forno originale, in modo che sta sicura là dentro e non mi taglio. Chiaro? Sei d'accordo con me? Ok. Allora adesso che vado a fare? Vado a fare a prendere la mia bella Proraso verde da 75 ml, ripeto, il pennello è già inumidito come vedi, no non lo vedi, ok. Io ho una piccola bagnatina, vado a prendere un po' di... c'è chi pure consiglia di mettere un po' d'acqua sopra, io stavolta dai, un goccetto d'acqua ce lo metto, vedi? Vado a girarla, me la vado a prendere, già fa l'effetto schiumoso, vedi? Oggi voglio cercare di essere un po' più veloce perché sennò poi sono troppo lunghe, la bandiera è crollata un'altra volta. Queste sessioni poi sono troppo lunghe e dopo un po' danno fastidio. Eccola qua, io l'ho presa. Adesso che l'ho presa, la mia Proraso la vado a girare qua dentro.
metto un po' d'acquetta, come sempre consigliato. Giro. Comunque, riferendomi, ragazzi, al discorso che vi state a fare una guerra proprio, io la penso così, molto molto inutile. Cioè, perché uno si confronta, parla delle proprie esperienze, delle proprie esperienze personali con quel tipo di crema, quel tipo di prodotto, bene, poi finisce là. Non è che perché per forza bisogna convincere tutti quanti che esista solo un tipo di crema buona, efficace, eccetera eccetera. Ognuno poi, ripeto, ha la sua pelle, al suo modo di trovarsi bene o meno con un prodotto. Io nel mio caso, siccome sono curioso, lo voglio provare a tutti quanti. Allora, buongiorno a tutti quanti che sono entrati qui su Meerkat e guardano un pazzo che si sta accingendo a radersi. Buongiorno a tutti quanti, non so di quanti capiscano la mia lingua italiana, quindi neolatina. Vedo collegato la regia e vedo collegato Alessandro, vedo collegato Andrea. Buongiorno a tutti quanti, io sono qui in procinto oggi, ripeto, scusate ma lo devo dire. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Oggi sto utilizzando la mini ciotola del McDonald's, sto usando la mia ProRaso piccolina verde da 75 ml. Ho usato il pre-barba, la crema della prep, e ho letto le istruzioni, è buona anche per quanto riguarda il discorso pre e post molta barba, quindi oggi provo quella. Oggi non so se l'avete vista, ma c'è dietro di me, c'è la bandiera, e quindi andiamo avanti così fino a che ho montata. Certo, la difficoltà nella ciotola piccola c'è, però magari di regole su quanto riguarda il discorso montatura. A me sinceramente dà fastidio perché, ripeto, siccome ho questa mania, mi esce fuori ogni 3x2 e mi dà molto 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 fastidio. Però poi libero di ognuno di fare quello che vuole. Sì, Alessia, è buona sta ciotola, solo che è troppo piccola per la schiumosità, capito? Mi trovo in difficoltà. Questo è il risultato attuale, guarda, questo è il risultato attuale. Però è troppo piccola, mi rimane un po' troppo scomoda perché esce continuamente, capito? Allora io, guarda, velocizzo il tempo, credo che sia ancora troppo asciutta, quindi vado a rimettere subito in maniera rapida ed efficace un goccino d'acqua pure questa volta. Allora senti, io devo dire, già l'ho ripetuto pure qua in registrazione per il canale, dico, ma lo sai qual è il problema? È che si malinterpretano le cose, c'è troppa discussione accesa su quanto riguarda quel tipo di prodotto, che io proverò perché poi lo provo, e logicamente poi ne farò la mia sentenza. Quindi uno, sì, vabbè che sponsorizza, non io, sponsorizza tale prodotto, eccetera eccetera, però poi sarà pure quello passibile come tutto il resto di critiche o non critiche. Poi se il prodotto è fenomenale, è forte, ne vale la pena, eccetera eccetera, per carità, esprimerò il mio parere in senso positivo. Allora senti, io siccome qua l'ho montata è troppo lunga poi la questione in merito, io vado, perché questo pennellino è abbastanza duro oggi. Questo non è il mio, questo è quello vintage. Non è che sia un granché, eh? Un po' troppo dure le setole, questo c'ha bisogno di un lavaggio proprio più. Sì, ho capito che è il tuo obiettivo, però vedi quello che ti dicevo sempre io, che il discorso poi trascende sul fatto anche personale, nel senso che sembra che tu dici una cosa contro quel tipo di prodotto e quegli altri vanno in difesa di quel tipo di prodotto per motivi e interessi propri. E diventa una battaglia, capito? Oggi la schiuma non è venuta molto bene perché purtroppo
questo pennello credo che sia arrivato al punto di dire me ne vado giustamente in pensione, quindi come oggetto vintage da collezione. Quindi, su questo siamo d'accordo, credo. Ce n'è poca. Sulla ciotola piccola, ragazzi, non monta come dovrebbe, non ce la fa, non ce la fa proprio. Almeno per quanto riguarda questo di pennello, non vedi, non fa schiuma, non fa niente. Quindi adesso io abbandono quella vecchia e torno a questa classica. La faccio veloce la montatura, perché sennò qui a fine che perdo troppo tempo e si smonta il discorso della... Ok, vado qui. Vedi, il lavoro suo lo fa, bene o male lo fa, vedi? Poi un'altra cosa che è sinonimo di ormai stanchezza del pennello è che perde parecchie setole, quindi ormai questo è arrivato completamente, credo, alla frutta. No, ma il pennello sono d'accordo con te, questo ormai, e pensa che è stato usato pochissime volte, quindi, però ormai si è seccato, non facendo mai la manutenzione, tra virgolette, ordinaria dello stesso, ormai si è persa un pochetto. E dico anche che la ciotola troppo piccola per me non va bene, non ci riesco a lavorare bene. Poi ognuno se c'ha la sua tecnica, tra virgolette, per trovarsi bene con un prodotto o meno. Io purtroppo, guarda già la differenza in grande, guarda, vedi? Questa è schiuma, oh. Che dici? Mo sì che va, eh. Oggi faccio un po' un pasticcio. Chi è? Signora Alessia, purtroppo è una cosa personale, che dipende da come ti trovi e come non ti trovi. Io personalmente con quella piccolina, per quanto riguarda il montaggio fatto bene e quindi con molta schiumosità e per poco attrito, con la piccola mi trovo molto male. Buongiorno a tutti quanti, ben trovati, eh. Perdona. Allora, qui come sempre e come al solito, dica chi se l'è persa l'inizio. Io ho utilizzato come pre-barba oggi la prep, che ho letto nel foglietto illustrativo che si trova all'interno, spiega anche di utilizzarla come pre e post barba. Quindi oggi ho fatto quello, ho sostituito la lametta, ho spiegato anche come va presa in questa posizione e va ripiegata dentro la farfalla, penso che lo sappiate tutti quanti. Quindi qui lasciamo agire oggi. E poi vi siete persi un'altra cosa che stava di prima, e questa poi mi toccherà, non lo so se la taglio o meno. Quando vedi questa qua, ti faccio vedere una cosa, no? Tanto il tempo che attecchisce il sapone, vedi com'è fatta, guarda che mi ricorda, no? Allora è successo che una mattina mia nonna si alzava presto alle 4, 4 e mezza del mattino, che ha fatto? Andata al bagno. Con poca luce ha preso il dentifricio, ha spazzolato, e mentre spazzolava vedeva che questo dentifricio faceva tanta schiuma, tanta. Alla fine ha acceso la luce, ha trovato sul lavabo dove aveva lasciato l'astuccio del dentifricio, che cosa? La palmolive, quella là rossa. Quindi era un piccolo... Che? Allora, io procedo, eh. Lo so che oggi non mi vedete perché purtroppo non so per quale motivo misterioso mi è sparito l'attacco per il telefono, quindi non te lo so dire se mi vedi bene o non mi vedi bene. Io intanto riappiccico la nostra mitica bandiera italiana, eccola. Lo vedi? Oh, allora se lo vedi bene. Allora io inizio. Allora.
Che dici? Astra nuova, eh? Astra nuova. Allora io faccio una bella cosa come facevo durante il militare. Metto dell'acqua dentro una ciotolina e faccio la pulizia nella ciotolina. Ti piace sta cosa, eh? Ti piace questa sta cosa? Oh, ok. Vado. Sinceramente ragazzi, io con l'Astra mi sto per il momento trovando molto bene. Non sono troppo aggressive, anche il mio rasoio non è tanto aggressivo, perché questo è un Gillette vintage, uno Slim Twist, sarà degli anni 70 credo. Ok, perfetto. Stavo utilizzando il verde oggi, il ProRaso verde, quello da 75 ml, perché non l'ho trovato. Attenzione al baffo se te lo stai facendo crescere. Ecco, è entrato pure sto fagiano qua, è entrato. Guarda, l'uscita sta lì se vuoi, Non so se lo vedi. Vattene. Oh, se n'è andato. M'ha sentito. Allora, per quanto riguarda, mi trovo. Allora, io uso la vaschetta a parte nella. Allora, per quanto riguarda questo, dici come mi trovo? Mi trovo abbastanza bene, molto, molto fluido. Sì, mentolato, però non troppo eccessivo rispetto a al sapone. Scusa, alla crema. Allora, io dico sempre che questo modo di radersi è quello, tra virgolette, più economico. Ma lascia perdere me che ho fatto acquisti e scorte per svariati mesi. Però è quello più economico, perché considera una lametta che conviene più che altro comprarle su internet, perché non le trovi. A meno che diventi scemo. Ti costa un pacchetto da 5 lame sugli 80, massimo un euro e qualcosa, quindi molto più conveniente del multilama che costa l'ira di Dio e sinceramente va a irritare molto la pelle. Vedi come va? Sembra che va. Sto utilizzando la ciotolina per pulire il rasoio, anche se dopo un po' si attaccano i peli in maniera clandestina. Vedi, va che è una bomba proprio. Ah beh, senza meno, Andrea, cioè il multilama logicamente mi dicono dalla Milkart, gli amici collegati, che durano anche di più queste lamette, perché c'è gente addirittura che le tiene fino a una settimana. Io non, personalmente non te lo consiglio, perché comunque sia la lama dovrebbe durare, a parere di tanti, massimo 2-3 rasature. Poi per quanto costa, ragazzi, vale la pena toglierla, evitare così che si arrugginisca del tutto, anche se dicono che sono acciaio inossidabile, però fidarsi è bene, non fidarsi secondo me è meglio. E poi anche perché ottieni dei risultati molto più elevati rispetto alla lametta già usata. Allora, io vado a fare adesso la seconda passata, la vado a fare. Quindi oggi ho utilizzato, ripeto un'altra volta per chi si fosse un attimo tra virgolette distratto, ho utilizzato la prep come pre-barba. Lo vedi, in ciotola grande è tutta un'altra cosa, ragazzi. Poi vabbè, il pennello ormai ha fatto credo la sua bella figura al tempo, ormai si trova in difficoltà, in anzianità. Anche perché lascia parecchie setole.
Ok. Andiamo avanti. Cioè, tu se non credi, cioè, uno schifo qua dentro. Aspetta, te lo faccio vedere bene, così almeno ti rendi conto, eccolo qua. Lo schifo. Sto utilizzando questo, adesso la vado a svuotare perché sennò continua lo schifo. Allora, te la rimetti che era la soglia, però prima di andare a prendere una mano. Sì, vabbè, c'è bisogno anche della manualità, però la manualità viene praticando, non viene soltanto leggendo. Quindi poi adottando come ogni cosa, come ultimamente dico, c'è sempre bisogno di un tirocinio, anche gli avvocati fanno il tirocinio, i medici fanno il tirocinio, per perfezionare le tecniche. Quindi fondamentalmente sì, la devi prendere a seconda del tipo del rasoio che tu hai, devi prendere, devi bilanciarlo e quindi essere tranquillo, guarda qua questi peli del maiale, mannaggia, di essere tranquillo nell'utilizzo, l'inclinazione poi mano a mano che tirati la trovi, non andare troppo aggressivo, non parlare come sto facendo io, ecco qua, vedi, io per esempio guarda come ce l'ho inclinato, vedi, così, poi c'è quello che ha la lama più esposta, c'è quello che ha, che poi anche questo volendo si può aprire un pochetto, guarda, nel, aspetta, parte il pelo che sta a perdere sto coso qua, sto cinghiale, aspetta, me levo, vabbè, non si vede bene, però c'è la possibilità leggermente di lasciare più dritta o meno dritta la lama, perché in questo caso la lama è leggermente piegata e dà sulla cosa di sicurezza qui, quindi se io vado ad allentare leggermente la lama va dritta per dritta. Ah sì, del Fatip, però pure questo qua, tu lo guardi bene, la lametta, la vedi lateralmente, la vedi poco poco, guarda. Vedi? Mo vedi male perché ci sto io davanti. Ma vedi la lametta come fa? Si scende e si alza, quindi così dovrebbe essere più aggressiva, così meno. Allora, risultato finale, io adesso devo dire che la ProRaso continua a piacermi, mi piace molto, mi ci trovo molto bene. Questo non toglie che la mia curiosità mi porti poi a fare altri acquisti per provare fino a che posso farlo. E poi... No, assolutamente, non è un regolabile, perché la differenza tra il rasoio di sicurezza che ho io, che diciamo è molto, molto delicato e molto dolce, rispetto a quelli regolabili che hanno la ghiera, hanno un'ulteriore ghiera che consente di impostare la gradazione della lama, quindi più o meno esposta. E quindi questo non è del tutto regolabile, ma neanche conviene allentare questa ghiera qua, perché è pericoloso in modo... E non si, uno non si rade in modo sicuro, perché se si apre questa la lama scivola, lascia fuori, quindi capisci da solo cosa può succedere. Allora, continuiamo. Ma quindi mi raccomando, ragazzi, non va, prendete, non ve scannate per i prodotti da barba. C'è troppa gente seriosa, troppa gente che è troppo... Sì, vabbè, sarà de parte, quello che ti pare, però c'è troppa gente che
c'è una critica facile perché sponsorizza, eccetera, eccetera. Io non me la prendo con loro perché fanno, tra virgolette, il loro dovere, il loro volere anche, quindi va più che bene. Io sono tollerante su queste cose. Però screditare del tutto i prodotti che, anche se sono difficili da reperire, perché ragazzi non è facile trovare tutta la linea ProRaso, non è facile. Io sto cercando di fare anche appelli alla ProRaso stessa, perché è inutile che uno mi dice sì, sta lì, devi girare, devi non girare, non devi... A me la ProRaso piace, no? Io vado al supermercato e che trovo? Trovo che tutti quanti i prodotti da barba sono, che cosa? Multilama, schiume e cose varie. A me non piacciono, non mi va di spendere una trentina d'euro soltanto per comprare un rasoio di cariche e schiuma, non mi va. Mi piace radermi vecchia maniera, che secondo me è molto più igienica, perché la lama, ti ripeto, la usi due volte e poi la butti via. E quindi perché io devo essere tagliato fuori? Cioè, questo è un discorso sbagliato anche per il commercio, secondo me, eh. Cioè, trovi nella mente della Wilkinson quello, quello sempre rasoio di sicurezza, ma non trovi che cosa? Era so io, cioè, allora che te... Boh. Eh sì, sono tante cose, perché c'era una persona tempo fa che la famosa regia che ogni tanto mi parlava di qualche cosa e quindi potevo, diciamo, capirci qualche cosa di più, andavo avanti, studente attento che poi i compiti se li faceva a casa la notte e mi indottrinava, mi spiegava le cose, ma a un certo punto questa regia, non so per quale motivo, si è allontanata e sono rimasto un attimo così. Dico, vabbè, me la devo capare da solo in qualche modo. Allora, prep dopo barba, dopo la barba, non è dopo barba, va massaggiata fino al totale. Io ho esagerato un pochetto a questo punto, perché vedo che non se ne va assolutamente via. L'effetto è mentolato, assomiglia un pochino alla ProRaso verde pre-barba, che poi stranamente ho trovato su internet la confezione vecchia della ProRaso pre-post-barba, sempre verde, che è la stessa, però cambia la scritta. Ok, io qui ho fatto. Me ne sta piano piano assorbendo. Ritaglia, questo è rientrato sto coso. Telefonna! Vai via! E si vado, fanno i nidi dentro casa. Ecco, oh! No, no, aspetta, quella cera da baffi non me la fa vedere perché già l'ho vista e sinceramente non mi interessa, ho bisogno della recensione degli altri. Sono io che voglio recensire e sono io che voglio parlarne, non guardo assolutamente gli altri, non mi interessa. Il giudizio deve essere personale, io non devo né copiare né ricalcare il discorso di altri, assolutamente no. Io faccio questi video per esperienza mia diretta, senza sì, qualche delucidazione in più magari fa sempre comodo se sbaglio a dire qualcosa, però non vado assolutamente a guardare recensioni fatte da altri che poi io ricalco lo stesso discorso, assolutamente no. Quando l'acquisterò la cera da baffi ProRaso ne farò un discorso mio personale, come ho fatto della cera Merrock che uso. No, ma non c'ho bisogno di scegliere, carissimo. Il discorso sta che sulla cera da barba sono io che la voglio provare, io che la devo sperimentare, come ho fatto con la Capitan Fabchet e quell'altra della Merrock, quindi è una cosa mia personale che là sicuramente ci posso, tra virgolette, essere più dentro io perché porto i baffi, quindi di conseguenza di sicuro non vado a vedere quello che dice... che profuma, che non profuma, che fa quello, che fa quella, cioè sono capace pure io a farlo e a leggerlo. Quella secondo me è una recensione poi tutta particolare.
Anche perché sulle creme e le cere da baffi ce ne stanno tante, tante con varie sfaccettature, varie opzioni. Io mi vado a mettere il Floyd, purtroppo non ho ancora preso lo spruzzino, ormai mi sono innamorato di questa profumazione, me la metto anche addosso perché c'è scritto che si può anche mettere addosso. Ah. Io la recensione poi se la trovo sta benedetta cera la faccio, ma la faccio io, capito? Hai capito te? Basta essere capito, no? No, non è che voglio passare da persona esperta sulla cera da baffi, però per carità, figli miei, ognuno fa il suo gioco qua, no? Il suo gioco che ti consente di parlare in modo approfondito della cera, del, che ne so, del dopo barba. C'è chi comunque si è più indirizzato a certi settori e chi meno. Io per esempio ti parlo di questa qua, no? Te venga a dire soltanto profuma. No, ti dico questa qua, questa marca qui, che tanti dicono parli sempre della Merrock, di qua e di là. Te posso dire questa come cera per me è valida. A differenza della che ripeto sempre, perché adesso ce ne ho solo due, è questa qua, questa è buona, è profumata, c'è un profumo diverso eccetera eccetera, però non mi dà grande soddisfazione perché rimane molto grassa, per carità. Poi la differenza è che questa è da 15 ml e questa è da 25, differenza c'è, come prezzo stiamo lì, questa ti dura come quella un'eternità, perché 25 ml di cera da baffi significa che ne devi usare a chilate per finirla, quindi poi la consistenza è questa, sembra cera da candela, quella sembra grasso, poi alla mia personale opinione può essere tranquillamente sfatata, poi io non è che dico che sono infallibile, sono bravissimo, sono, no, te dico solo che il sottoscritto Luca quando si mette la cera da baffi utilizza la Merrock perché ci si trova bene. Poi fate come pare, cioè nel senso, vi consigliano la Mr. Bear Family? Comprate quella, comprerò anche io per testarla. Però come qualità prezzo posso dire che questo, vedi, questo al lavoro solo fa subito, che poi il discorso sarebbe questo. Poi c'ho i baffi particolari certi giorni che non riescono a incollarsi. Ecco, oggi mi metto così. Mi sono alterato. No, scherzo, non mi sono alterato. No, la Merrock comunque il lavoro solo fa. Certo, logicamente adesso andava riscaldando un attimino. Scaldato un attimino e poi messa con calma perché ho le mani umide e quindi di conseguenza sulla cera non fa l'effetto che uno spera, no? Quello diciamo che è il discorso fondamentale, poi il resto ognuno ha propria esperienza. I prodotti ce ne stanno tanti, purtroppo la reperibilità di questa benedetta ProRaso è un po' alternata, non è del tutto completa, non è concentrata in alcuni punti vendita. Quindi c'è molta difficoltà a trovarla, quindi io quando la trovo la metto da parte, la compro e la metto da parte. E poi la utilizzo con calma, con molta calma, senza nessun tipo di problema. Anzi, un'altra cosa che comunque produce la Merrock, credo, è la cera per capelli, questa qua. Quella che utilizzo io, che rimane molto più morbida della brillantina. Come vedi, ti modelli i capelli, non ti lascia l'unto, a differenza della brillantina. Non è forte, c'è anche quella rossa che credo che sia la più forte. Come è tenuta va bene, si sciacqua subito, non dà problemi, non tira i capelli quando metti la mano dentro, ecco la dimostrazione. E per i tagli old style va più che bene. Quindi io momentaneamente adesso vi saluto e grazie per la visione, ci vediamo prossimamente perché ho da provare quella che dicono che sa de cane bagnato. E questa che sa di fagiano schiacciato dalla macchina, che è la Wilkinson, eccola. E quindi le prossime rasature saranno con queste. Adesso mi fermo momentaneamente con l'acquisto, perché sennò mia moglie mi evira.
e non voglio, quindi mi fermo, consumo questo e poi andrò avanti con le mie, tra virgolette, recensioni in modo allegorico. Quindi ho detto tutto quanto, io chiudo un attimo qua, un secondo solo, e ci vediamo alla prossima. Poi quando sarà possibile magari facciamo anche un live con qualcuno, se volete, con la sbarbata di mattina. Detto questo, buona giornata a tutti quanti e viva l'Italia! Ciao!